Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo ed ultimo episodio su What Remains of Edith Finch. Per questo finale, ragazzi, vediamo di riuscire a raggiungere almeno e superare gli 80 like. Io vi chiedo scusa per l'estrema attesa che si è creata, ragazzi, nella pubblicazione appunto di questo episodio. Però, come appunto vi avevo spiegato, quando ho dovuto riformattare il PC, purtroppo ho perduto i dati di salvataggio di questo gioco e quindi ho dovuto rigiocarmelo tutto fino a questo punto qua per poter tornare a registrare, e quindi ovviamente questa, insomma, operazione tra virgolette non sono riuscita a farla, ragazzi, lo sapete, causa impegni, causa altri cazzi e mazzi fino ad adesso, per cui di nuovo vi chiedo scusa per questa attesa. Però eccoci qua, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, a tornare su questo gioco per poterlo finire. La volta scorsa avevamo purtroppo assistito alla tristissima, oserei dire, storia di Lewis. Purtroppo ha posto fine alla sua vita, ragazzi, lì al conservificio. Avevamo appunto letto la lettera dello psichiatra, che non mi ricordo se era proprio psichiatra o psicologa, comunque che ce l'aveva in cura. Penso, ragazzi, insieme a quella di Walter, come avevo detto, sia stata una delle storie assolutamente più strazianti che abbiamo vissuto in questo gioco. Per cui l'altra volta avevamo, tra l'altro, quindi scoperto che Edith è incinta di 22 settimane. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. Ok, quindi una volta, ragazzi, che c'è stato il funerale di suo fratello, sua mamma le ha appunto detto di preparare le valigie. She waited until the day before we left to tell Edie. Ok, quindi preparare le valigie, però senza dire nulla a sua nonna, ovviamente. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. La bisnonna di Edith. Però vabbè, dettagli. Siamo arrivati quindi al punto in cui sua mamma ha deciso di portarla fondamentalmente via. Vorrei fossimo rimasti. Io vi chiedo scusa, ragazzi, se magari non parlerò molto, però voglio godermi veramente appieno quest'ultimo video, insomma. My mom ended up leaving everything behind. Su questo gioco, ovviamente. Quindi sua madre alla fine lasciò tutto, letteralmente, quando decisero di andarsene. Continuiamo a salire. Quello che successe quella notte, quindi, doveva succedere da tanto tempo. Forse avrebbe dovuto succedere prima. Ok, qua dovrebbe essere la sua camera. Sarebbe finita prima o poi. Raccontarti ciò che accadde in quell'ultima notte, per cui è il momento, ragazzi, di vedere cosa è effettivamente successo la notte che Edith e Dawn sono andate via. Infatti questa era la sua camera. Adesso si è visto il pancione. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, to our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Ok. A quanto pare, comunque, la mamma prevedeva di portare con sé sua nonna, ma lei non voleva andarsene. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Okay. Or that Edie had a key to it. Ok,
quindi stiamo rivivendo il flashback, ragazzi, ok? Di lei piccola che si intrufola quindi in biblioteca. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Forse sua mamma sperava di poterla salvare, forse di poter salvare la sua ultima figlia andando via da quella casa. Forse era quasi convinta che la casa fosse maledetta in qualche modo. Infatti avevano detto che erano convinti ormai che la loro famiglia avesse una maledizione. Probabilmente sua madre era giunta alla conclusione che la casa fosse il problema e portasse con sé qualche maledizione, non lo so. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Okay, l'ospizio, quindi per non lasciarla comunque lì. Quindi la storia dei Finch, ragazzi, da Eddie Finch. There's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Ok, quindi risale il racconto alla notte in cui lei nacque. Last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in a thousand years. Ok, quindi si era diretta. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. Di la casa. When the fog rolled in, I lost my way. La casa in cui era arrivata con suo padre anni e anni prima. I got turned around. Pizzica. Veramente, ragazzi, la nebbia può farti perdere il senso dell'orientamento. Came back to me. Or maybe I came back to them. Ecco la casa, la vecchia casa, ragazzi, che lei aveva visto per anni e anni solo da lontano, ok? Perché era in mezzo al mare, in mezzo all'oceano. I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? Ecco qua. It's mine. Edith. Mom, you're gonna rip it, let go. I kicked ecco. And screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. Che figo sta fatto, ragazzi. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She
she got better for a while. And then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. L'ultima Finch. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. Ok, sta venendo al mondo, ragazzi, eh? This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Minchia, dai. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Che tutti noi abbiamo avuto la fortuna di esistere. E finisce qua, signori. Finisce qua. Allora, come sapete, ragazzi, io sono sempre sincera nelle cose che dico. E quindi, sinceramente, non sono tanto riuscita a capire, ragazzi, dove comunque questa storia ovviamente sia voluta andare a parare. Magari qualcuno di voi mi darà qualche delucidazione al riguardo. Fatto sta, ragazzi, che porca troia, cioè, sta famiglia ha avuto veramente sfiga dall'inizio alla fine, cioè... Sinceramente non so manco tanto se chiamarla sfiga, se dire che era destino, se appunto appoggiare la teoria di una maledizione dei Finch. Però porca vacca, cioè non gliene è andata bene una a nessuno, ragazzi, a nessuno, veramente a nessuno dei discendenti di questa benedettissima famiglia. E direi che veramente ogni storia, ragazzi, ha saputo essere tristissima a modo suo. Sapete che ovviamente quelle che mi hanno colpito di più, ragazzi, sono state quelle di Walter, quella di Lewis, quella del piccolo Gregory, mi sembra si chiamasse. Ma fondamentalmente, comunque, ragazzi, si guarda bene, ogni storia, insomma, ha avuto questo epilogo veramente tristissimo, ragazzi. E quindi, che dire, sicuramente un gioco che nella sua immensa semplicità, come vi ho sempre detto, perché un gioco è estremamente semplice fondamentalmente, ma che nella sua immensa semplicità è stato veramente capace di emozionarmi, e nonostante appunto la sua semplicità è stato comunque capace di coinvolgermi nelle varie situazioni, nelle varie storie, nonostante comunque noi effettivamente, ragazzi, questi personaggi non li conoscessimo fondamentalmente. Però nonostante questo, mi ripeto, io mi sono sentita coinvolta appunto nella vita di ognuno di loro. E qui penso sia più che altro comunque questione un pochettino di empatia, diciamo così, perché diciamo che ti fai carico della tragedia di ogni epilogo, di ogni storia, e quindi alla fine tu comunque speri che appunto Edith
riesca a conoscere suo figlio, ma non le è stato concesso di vivere nemmeno questa emozione, ecco, perché a quanto ho capito è morta dando alla luce suo figlio, e quindi le ha scritto questo diario appunto affinché lui venisse a scoprire la storia effettivamente che c'era dietro la sua famiglia, affinché comunque non si sentisse totalmente perso, sapesse più o meno da dove arrivasse. Perché sto bambino fondamentalmente è rimasto solo al mondo, anche se una cosa che non ci hanno spiegato, con chi Edith sia rimasta incinta, cioè che fine abbia fatto il padre di sto ragazzino, effettivamente questo non ce l'hanno spiegato. E quindi niente ragazzi, questo è il punto. Il gioco di per sé è breve, effettivamente a noi è sembrato lunghissimo, perché comunque ho fatto episodi un po' più brevi e ci ho messo un'eternità a finirlo, anche per i vari problemi tecnici che ho avuto, ma di base il gioco è molto breve. Graficamente ragazzi è molto bello, tra l'altro sono bellissime le luci, i colori, poi tra l'altro incredibili i dettagli ragazzi di ogni stanza, dell'arredamento, veramente veramente molto molto bello. E dal punto di vista colonna sonora direi ben fatto, perché le musiche sicuramente ragazzi fanno il loro dovere. Dal punto di vista della rigiocabilità, vabbè, penso che non si possa tanto parlare di rigiocabilità, perché fondamentalmente è un gioco che una volta che l'hai visto già te lo ricordi, quindi non è che si aprono seconde possibilità o cose del genere. Però direi che già ragazzi una sola partita ne vale sicuramente la pena, per cui penso di volergli dare un 8 comunque, nel senso non voglio dargli un voto troppo alto, perché magari poi mi dite sempre dai voti troppo alti. Mi sento di dargli un 8 perché nonostante ragazzi la longevità, direi che il gioco ne vale la pena, anche perché penso che non avrebbe potuto essere più lungo di così, nel senso che la lunghezza delle storie era quella ragazzi, eccetera eccetera, quindi direi che si merita appieno questo voto. Ovviamente aspetto i vostri pareri in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e obdoscia a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!